Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un altro video di nail art dopo tanto tempo e voglio farla a tema San Valentino. La faccio molto semplice, di modo che comunque possiate farla tutti, anche se non avete magari determinati strumenti. Io spero che vi piaccia e spero che appunto sia di vostro gradimento il fatto che abbia fatto ancora una nail art semplice. E niente, passiamo sulla scrivania così iniziamo a decorarci le unghiette. Come al solito iniziamo con la base, ovviamente per proteggere le unghie, e utilizzo questa della Trebosi, una hardener, per appunto indurire le unghie. Voi potete usare comunque qualsiasi base avete a disposizione, l'importante è ecco che mettiate una base giusto per proteggere le unghie, di modo che lo smalto poi non vada a macchiarle. Allora inizio a fare la prima passata del colore. Allora sull'anulare andrò con un bianco, utilizzo questo della Pretty Store, scusate, della Pretty Colors, mentre su tutte le altre unghie andrò con questo bel Bordeaux della Yves Rocher, che è il numero 46 Bordeaux Exquise. Asciutto vado con questo nero della Kiko, ne sgocciolo un po' su un pezzettino di stagnola. E con un pennello a punta sottile prendo un po' di colore e inizio a fare degli scarabocchi tipo lettera. In questo modo, anche se non viene perfetto, non fa niente e lascio asciugare. Allora, una volta asciutto, riprendo il rosso e lo sgocciolo sempre su un foglio di carta stagnola. Ora con l'aiuto di un dotter vado a disegnare un cuore, molto semplice, devo fare due pallini. E con la parte poi più piccola del dotter vado ad unire. Poi faccio qualche puntino qui e là. E ora lascio asciugare. Concludiamo la nail art con il top coat per renderla più brillante e per farla durare nel tempo. Sulla mano destra ho deciso di fare un'altra versione di anulare. Ho fatto il cuore e poi ho disegnato dei puntini. Questo perché con la mano sinistra fare la stessa decorazione di questo anulare era un po' più complicato. Quindi niente, il cuore è fatto sempre allo stesso modo, quindi con i due puntini e poi li uniti. E poi sempre col dotter ho fatto gli altri puntini. Quindi questa è la seconda versione della nail art di San Valentino. Queste sono le mie due proposte di nail art per San Valentino, spero tanto che vi piacciono, molto semplici da realizzare e con degli strumenti che comunque avrete tutte a disposizione. Spero tanto che vi sia piaciuto, mettetemi un bel pollice in su, lasciatemi un commento e buon San Valentino a tutte! Ciao ciao!